Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps that Georgia on my mind, on my mind. I said Georgia, Georgia, song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms. Grazie in anticipo per insomma l'attenzione che ci dedicherete. Io ho il compito, l'onore e l'onere di presentarvi questa giovane autrice villabatese di 20 anni che si è cimentata nella scrittura di un romanzo che ha un titolo molto curioso, L'inquietante urlo del silenzio. È un ossimoro il cui significato vi verrà spiegato fra un pochino da Francesca, e che, come abbiamo avuto modo di definirlo in altre occasioni, è un giano bifronte, è un romanzo bipartito che ha una seconda parte che contraddice totalmente la prima. La prima è una descrizione della protagonista, di questa giovane ragazza, di questa adolescente di Novemi, che ha delle frequentazioni ordinarie, che vive una vita normale, ordinaria, che frequenta come molte della sua età la parrocchia, la scuola, eccetera, che a un certo punto si trova a convivere con una condizione un po' paradossale rispetto, ripeto, alla descrizione della prima parte, perché a un certo punto Amy comincia ad avere delle domande martellanti che la ossessionano e che, come dire, la costringono a chiedersi, a farsi una serie di domande sulla vita, sul futuro. Questa ossessione diventa tale, cercherò di riassumervi il contenuto di questo romanzo in poco, insomma, per non tediarvi, perché capiamo che l'orario è anche, insomma, un po' particolare, magari avete voglia fra un po' di cenare. E allora, come vi spiegavo, Amy è una giovane ragazza che a un certo punto si pone delle domande che la costringono ad assumere dei comportamenti che a un certo punto vengono ritenuti anche patologici, al punto che Amy viene internata all'interno di un istituto di igiene mentale, vive una condizione particolare. Comincia la seconda parte di questo inquietante urlo del silenzio, che è una parte un po' visionaria, onirica. Amy convive con dei fantasmi all'interno di questo istituto, si trova a scoprire dei poteri che le appartengono, vive una fase quasi un po' di trasumanazione, insomma. Non vi sto a spiegare i dettagli perché volevamo, proprio essendo deliberatamente generici, solleticare un po' l'attenzione di tutti e indurvi alla lettura di quest'opera, che ha già un titolo molto curioso, L'inquietante urlo del silenzio, che chiedo a Francesca di spiegarci rapidamente in maniera da, insomma, cominciare anche a rompere un po' il ghiaccio. Sì. Innanzitutto mi piacerebbe precisarvi quanto sia poco semplice scegliere un titolo, ma per due motivi in particolare. Innanzitutto perché deve un po' riassumere tutto il contenuto del libro, e poi perché deve in un certo senso essere d'impatto e creare suggestione. Proprio per questo motivo ho scelto questo titolo, che, come già ha detto la mia relatrice, è un ossimoro che costa due termini dal significato antitetico, che sono appunto urlo e silenzio. Sicuramente a primo acchito vi sembrerà un'espressione priva di significato, però se provate a soffermarvi un pochino in più potete capire cosa voglio dire, diciamo, con questo titolo. Io definisco il silenzio un urlo inquietante, ma sicuramente fastidioso, pesante da sopportare, proprio perché penso che sia sinonimo di solitudine, prima di tutto, di vuoto e di distacco. Molti di voi sicuramente non saranno d'accordo con questa mia visione del silenzio, perché sicuramente penseranno che dietro il silenzio si possano nascondere tanta tranquillità, insomma qualcosa dal potere benefico. Io penso che convivere col silenzio non sia mai un bell'affare, soprattutto se non siamo noi a richiederlo.
mi piace focalizzare la mia attenzione anche su un altro aspetto. Nonostante appunto il silenzio sia distacco, credo che queste urla, queste grida nascondano tante e tante emozioni, sensazioni che soltanto chi prova affetto nei nostri confronti può riuscire a interpretare e captare. Grazie. Io vi porto un che all'inizio vi dicevo che quest'opera è bipartita, è divisa in due parti. A un certo punto, quando comincia la fase onirica del romanzo, quando Amy assiste ad una lezione di filosofia al liceo, nel corso della quale comincia a chiedersi cosa sia la serendipità, viene fuori questo termine nuovo, strano, ci si chiede subito cosa significhi. Nel corso di questa lezione le si parla anche dell'amor fati, allora comincia a porsi domande sul futuro, sulla prospettiva escatologica, su quello che sarà la vita dopo la morte, se ci sarà un'altra vita dopo la morte, ed Amy fa delle valutazioni. Ripeto, tutto questo diventa talmente ossessivo e martellante da indurla a un certo punto, funziona il microfono, a comportamenti che rischiano di essere fraintesi, per la verità lo vengono immediatamente, e mi viene internata. Convive con dei fantasmi, convive con delle figure, insomma, molto particolari, che la indurranno anche a capire quali sono le sue potenzialità. Perché Amy scopre di avere dei poteri, scopre una natura in parte anche soprannaturale, si trova a imbattersi nel numero 13, che è un numero ricorrentissimo nel corso di tutto il romanzo, 13 le barre legate alle finestre, 13 i farmaci che le vengono somministrati quotidianamente, 13 le compagne, insomma, all'interno dell'istituto, eccetera, eccetera. 13 nella teologia cristiana è il numero associato a Lucifero. Insomma, per la verità le capitano all'interno di questo istituto di igiene mentale tantissime cose strane, e a un certo punto le capiterà anche di essere uccisa, soppressa, polverizzata. Non vorrei, insomma, scendere troppo nel dettaglio, voglio soltanto incuriosirvi molto, in maniera che poi abbiate voglia di comprarlo e di leggerlo da voi. Sembrerebbe che ci sia un finale negativo rispetto a quello che vi ho appena raccontato. Per la verità c'è un finale assolutamente impensabile se diciamo, si considera quello che si è appena finito di leggere, anche quello non ve lo descrivo, non ve lo racconto anticipatamente. Volevo concludere intanto chiedendo a Francesca se, diciamo, la scelta del genere particolare è una scelta legata a ragioni di mercato, visto che il genere horror, diciamo, o comunque questo fantasy dal gusto particolare catalizza l'interesse, insomma, della fascia più giovane, è una scelta legata a ragioni di gusto personale. Quando ho iniziato a scrivere non pensavo minimamente che il libro potesse essere pubblicato, infatti che era commerciabile oppure no, sicuramente sarebbe una scelta che è aspettata alla casa editrice e non a me. Sono degli argomenti che mi hanno da sempre affascinato, e lo dimostra anche il fatto che ho portato una tesina agli esami universitari, agli esami del liceo, che si chiede appunto serendipità, fortuna o accidente. E poi da lì ho iniziato ad approfondire una serie di argomenti che mi hanno da sempre incuriosito, intrigato, quindi serendipità, destino, paranormale, occultismo. Dopo aver appunto appreso alcune notizie, che comunque sono molto carne, da lì ho cominciato a scrivere questo romanzo e ho cominciato a romanzare tutte queste notizie che avevo. E da lì è venuto fuori questo romanzo, appunto, L'inquietante uso del silenzio, che è un fantasy, una storia molto surreale.